Benvenuti ad Antenna 2. Anche stasera abbiamo un avvocato, è il terzo avvocato nel giro di 3 settimane. Ma il nostro ospite di questa volta è un avvocato particolare, nel senso che è il decano degli avvocati di Avezzano. Mi riferisco all'avvocato Renato Simone. L'avvocato Renato Simone, che è nato ad Avezzano nel 1935 e si è laureato nel 1957, è iscritto all'albo degli avvocati dal 1959, esatto. Esatto, sì. E è fra i più noti amministrativisti del Foro Avezzanese. È stato in passato impegnato in politica, ma adesso cominciamo a parlare prima della professione. Che significa amministrativista? Beh, amministrativista significa un avvocato, così un esperto nel campo del diritto che poi, fra le altre cose, cura lo studio e segue le pratiche che riguardano appunto il diritto amministrativo, cioè quel diritto che regola i rapporti tra il potere, l'amministrazione, e i cittadini, il rapporto potere-autorità, diciamo, in termini politici o sociologici, proprio in termini giuridici, il diritto amministrativo appunto è quel settore particolare del diritto pubblico che riguarda il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, che ha avuto uno sviluppo, diciamo, intenso, uno sviluppo così razionale, sistematico, agli albori dello Stato moderno. Di pari passo Sì, al contenzioso fra autorità e il cittadini. rapporto e la dialettica che si stabilisce, insomma, fra autorità e libertà, no? Che Certo. è inscindibile perché non ci può essere né un'autorità in senso assoluto, perché altrimenti schiaccia i diritti dei cittadini, né una Un'eccessiva, libertà in senso assoluto, altrimenti si va o alla guerra all'anarchia. guerreggiata, all'anarchia. E Quanto questo. dura una causa amministrativa? Ma la causa amministrativa può durare più o meno a seconda del tempo e a seconda del tipo di causa. Ci sono casi che oggi hanno una corsia preferenziale, per così dire, per esempio le cause in materia di appalti pubblici, in cui i termini sono ridotti, in cui insomma c'è una procedura accelerata. Oggi la tendenza è questa di far sì che le cause in materia di appalti, in materia di servizi, siano espletate e concluse il più rapidamente possibile. Questo da un lato è un vantaggio. Dall'altro, certe volte rappresenta così una possibilità di errori e uno svantaggio sostanzialmente, perché io dico sempre che il tempo certe volte è medico e fare le cose troppo in fretta può essere anche nocivo. È chiaro che però la giustizia oggi cerca di uniformarsi al principio del giusto processo, così questa specie di simbolo o di aspirazione che è stata introdotta anche a livello costituzionale. Però il principio del giusto processo in sé è giusto, ma bisogna attuarlo con cautela e con razionalità e con prudenza, altrimenti dà luogo agli errori che derivano dal fatto che uno decide in modo frettoloso, decide magari senza ragionarci troppo sopra e come capita nel campo nostro, nel campo delle cause e dei processi. Spesso, insomma, non si ha la cura filologica di studiare, di approfondire, di andare a fondo, ma si dà una soluzione purché quella soluzione venga cercata e trovata. Ecco, quando tu dici processo, naturalmente non ti riferisci al processo così come è conosciuto, con avvocato difensore, pubblica accusa, arringhe. Voi non fate un'arringa, voi scrivete, fate delle lezioni. Ma diciamo, lezione è un termine troppo Una ambizioso, troppo dissertazione, un pretenzioso. Si approfondimento. cerca di spiegare in poche parole quello che è, così, quelli In che sono i poche concetti parole. essenziali. Più si è brevi, più sintetici, e meglio è. Mi Si è più ricordo incisivi. l'amico Claudio Lucci diceva: scrivete poco perché meno scrivete, meno sbagliate.
più scrivete, più sbagliate. Sì, sì. Erano parole giuste. In ogni caso il processo amministrativo soprattutto è un processo prevalentemente scritto, come d'altronde il processo civile, certo, oggi. Poi c'è qualche integrazione orale, qualche discussione, qualche insomma, intervento fatto per spiegare meglio quelli che sono. Qual è la causa o il processo che ricordi di più, uno importante, significativo, che ha lasciato un segno anche nella società avezzanese? Oddio, ce ne stanno tanti. Fra i più recenti, forse, non è che proprio abbia inciso profondamente, però fra i più recenti, che adesso si va concludendo, in parte già si è concluso, è quella serie abbastanza nutrita di processi legati all'installazione dell'elettrodotto della rete ferroviaria italiana, sì, in cui purtroppo ci sono state delle spaccature che non devono esserci tra una fascia di cittadini e un'altra fascia di cittadini, uno più a nord, l'altro più a sud, e i quali... Ma tutti contrari? Sì, no, quelli della fascia sud, diciamo, cioè quelli a valle della ferrovia oppure nei intorni immediati della ferrovia, erano contrari, perché temevano che questi tralicci provocassero il famoso cosiddetto inquinamento elettromagnetico. Quelli che stavano più su, i quali... volevano che l'impianto fosse spostato più a valle, si erano posti automaticamente in contrasto con quelli del settore più a valle. E da questa è derivata questa guerra fra poveri, chiamiamola così, questa contesa che non ci sarebbe dovuta essere se si fosse insomma, avuto l'accortezza di pensare al famoso interramento, cioè che questi cavi andavano non già sistemati su tralicci aerei, ma andavano invece interrati a regola d'arte. Questo è uno dei, diciamo, dei processi che ci ha interessato di più, a me e a qualche collaboratore di studio, fra i quali soprattutto mio figlio. Sì, sì, sì. Sì. Senti, la specialità, chiamiamola così, dell'amministrativista, l'hai scelta tu o le cose sono venute da sole? Diciamo un po' sono venute da sole e un po' io ho assecondato quello che era così un mio interesse per certo tipo di studi, che in fin dei conti il diritto amministrativo, ma tutto il diritto se vogliamo, è molto legato a quello che è lo studio della società, lo studio dei rapporti appunto fra chi comanda e chi ubbidisce. Chi governa. Chi governa, sì. Beh, non chi governa. Il diritto, insomma, è legato alla società. I romani dicevano dove è la società c'è il diritto e dove c'è il diritto c'è la società. E il diritto è espressione dei rapporti sociali, è espressione delle istanze, degli interessi, delle esigenze della popolazione. E il campo del diritto pubblico, che è quello più vicino alla politica, ti porta quasi naturalmente a interessarti della storia, della filosofia, della sociologia. Poi è chiaro che uno... si avvantaggia pure nello studio del diritto in senso stretto, si avvantaggia di quelle idee, di quelle conoscenze che gli possono derivare dallo studio di problemi vicini, da uno studio più generale, più ampio di quelli che sono i problemi sociali, e poi approfondisce, magari si specializza e si settorializza, però secondo me lo scambio è sempre reciproco, perché si scende da concetti più generali che riguardano tutto il sistema della società a quelle che sono applicazioni pratiche che si hanno nel campo giudiziario, nel campo appunto del diritto amministrativo, del diritto pubblico o del diritto costituzionale, per vedere come funzionano le cose. Io insomma ho tratto giovamento sia dalla riflessione così a livello un po' più generale e sia dall'applicazione pratica ai problemi che di volta in volta si pongono. Se uno non so, studia l'urbanistica, non si interessa solo, certo, di come sono fatte le leggi urbanistiche, ma si interessa pure di come uno vorrebbe che la città fosse realizzata, come funzionasse e così via. Ti ho presentato all'inizio come il decano del Foro di Avezzano, è esatto? Non lo so se è esatto o no, diciamo
la mia età era guardevole già, purtroppo, però consistente. consistente, era guardevole. E penso che ci sia qualche avvocato iscritto all'albo più anziano di me. Più anziano d'età, ma forse Forse non come come iscrizione iscrizione, all'albo, iscrizione all'albo penso di forse ti essere, tocca al primo sì, posto. forse sto al primo posto oppure giù di lì. Comunque, insomma, tutt'oggi, anche Su di perché lì. le cause durano tanto, anche quelle amministrative, Sì, ma sì. soprattutto quelle civili, tuttora, insomma, io tiro avanti la carretta proprio perché le cause ci sopravvivono e Certo. allora sono più, Quindi bisogna sì, inseguirle. bisogna seguirle. Passiamo alla politica. Renato Simone è stato consigliere comunale di Avezzano per i Verdi nel 1967, era sindaco Alberico Ciofani. È rimasto in carica Renato Simone per 3 anni, fino Sì, alla caduta dell'amministrazione Ciofani. Beh, per lotte intestine. dimmelo tu. Beh, io ho degli appunti a casa, ho dei documenti, delle tracce che insomma non ho avuto tempo di rivedere. Però mi ricordo questo, che io fui eletto come indipendente, non nei Verdi, allora i Verdi non esistevano. C'era una mentalità verde così, diffusa generalmente come c'è ancora Ma in quale oggi. lista? Però la lista era come indipendente, la lista del PSIUP, il Ah, ecco. famoso. C'era pure Partito Angelo, Socialista di credo, Unità sì. Proletaria, Partito, sì. sì, c'era Angelo, Sì, c'era un gruppo di certo. amici molto, Sì, molto sì. ferrati, molto simpatici, molto preparati. C'era Miegge, che poi è diventato professore di filosofia Lanzi. all'Università di Ferrara, c'era Lorenzo Vigna, c'era Lanzi, c'era Sì, pure Angelo, sì. era una bella Insomma, un pattuglia, bel sì. gruppo di persone, Giovanni Sì. D'Andrea, insomma, persone a posto, in gamba, che hanno lavorato bene. Io fui eletto come indipendente. Tu eri l'anima verde del PSIUP. Sì, diciamo così. Però questi temi, diciamo, verdi sono sempre stati legati a quello che è, lo studio dei problemi politici generali. Mi ricordo che c'era uno sfottò quando si parlava dei verdi, si diceva i verdi sono verdi dentro. Il rosso, no, com'è? Sì, sì, sì. Verdi, Roma, verdi Sì, fuori e rossi sì, dentro. sì. Però in realtà, insomma, è chiaro che per fare il verde bisogna avere, secondo me, delle inclinazioni a sinistra, inclinazioni più o meno sviluppate, però insomma è chiaro che ci vuole questa correlazione tra delle istanze democratiche, istanze di sinistra e istanze invece ambientali. Quindi sei stato consigliere comunale Sì. fino al 1970, poi sei stato rieletto nell'85, quindi per 15 anni che ti sei preso una pausa di Ma riflessione. sì, pausa. Io, no, diciamo che abbiamo sempre partecipato, c'è sempre stata un'attività abbastanza intensa. Nel 70 ci mandarono a casa perché le lotte intestine all'interno La della democrazia, maggioranza, sì, sì. mandò a casa Alberico Avvocato Ciofani Ciofani. e noi avevamo lavorato, avevamo fatto. E poi abbiamo continuato, mi ricordo, c'era un gruppo di persone, insomma, che agivano con Italia Nostra oppure con altri organismi che si interessavano dei temi dell'ambiente, dei temi così, della cultura in generale. E mi ricordo che negli anni 60, verso il 68, ci fu una valorizzazione di quelli che erano i problemi del Parco Nazionale d'Abruzzo e nel 68, se ricordo bene, ci fu la presentazione di un programma di ristrutturazione e di rivalorizzazione del parco d'Abruzzo che allora era stato a mano era andato degradando e ci fu la presentazione di un libro ad Avezzano, un bel documento. C'era Bernardo Rossi Doria, venne lo scrittore Bassani, il famoso Giorgio sì, Bassani. Giorgio Bassani, l'altro giorno stavo a Ferrara e sono andato a rivedere il parco dove Sì. c'era Bernardo Rossi, Franco Tassi, c'era Pratesi, Fulco Fulco Pratesi. Pratesi, insomma ci fu questo. Poi una serie di altre battaglie, mi ricordo con Nino Montuori. Adesso arriviamo pure a Nino Montuori. Poi dicevo che sei tornato in Consiglio Comunale nell'85, quando era sindaco l'avvocato Sergio Cataldi, e sei Sì. rimasto consigliere sino all'87, agosto dell'87,
quando ti sei dimesso per lasciare il seggio all'avvocato Umberto Irti. Perché? Beh, questo rientrava nei programmi, rientrava Nei in quello. patti. Sì, ma no, Patti, proprio, era un programma deliberato col quale si diceva che, All'interno del vostro sì, gruppo. no, noi dicemmo fin dall'inizio che fra noi non dovevano esserci né inimicizie né rivalità, che poi figurati, si trattava di cariche così Stavate di al poco verde. spessore, stavamo al verde, poi Avezzano già stava al verde allora, poi non dovevamo spartirci niente. Dovevamo fare un'esperienza, dovevamo collaborare, studiare i problemi, consultarci tra noi, stare sempre a contatto e poi far sì che anche gli altri partecipassero attivamente e direttamente a quell'esperienza nell'ambito del Consiglio Comunale. Buona o cattiva che fosse, interessante oppure no. C'era lo studio dei problemi che poteva essere condotto meglio standoci dentro piuttosto che stando fuori. Un'esperienza che poi si è conclusa subito dopo il 90, quando fu eletto, sempre nelle liste dei Verdi, l'avvocato Umberto Irti. Dopodiché siete scomparsi. Sì, diciamo che siamo andati sotto traccia, Sì. Sono sì, perché insomma queste rimaste istanze, le radici. sì, le radici sono rimaste, io non so se risorgeranno, ma insomma le radici ormai sono abbastanza diffuse, penso, la mentalità ambientalista, ecologista, secondo me sia un po' Da ramificata. Verde, quante battaglie hai combattuto e quante sconfitte avete avuto? Ma ho paura che le sconfitte siano state più delle battaglie positive, ho paura, questo sarà, però qua bisogna essere appunto pessimisti della ragione e ottimisti della volontà. Molte cose le abbiamo fatte e sono andate male, però altre invece hanno Molte avuto molte battaglie. battaglie, sì, molte battaglie, E la secondo storia della caserma che doveva sorgere a nord di Avezzano, come andò? me. Ah, ecco, sì, la caserma, dunque la caserma fu osteggiata da noi, ma soprattutto per un motivo. Intanto, che caserma era? Una caserma di soldati Una caserma, sì, dell'esercito? caserma militare che doveva sorgere a nord della città, dove sta adesso la zona di, come la chiamano, la zona dove sta, dove dovrebbe sorgere, oppure dove si pensava che potesse sorgere un parco archeologico, agricolo Cioè archeologico. tra Ottima Avezzano e idea, sì. Antrosano, però. La zona di Valle Ah, Solegara, Valle Valle Solegara, sì. Solegara. Ma secondo me, a parte il fatto che forse quell'idea della caserma forse era un ballon d'essai, era qualcosa di buttato là, così, quasi come idea poco Cioè non era un progetto realizzabile, concreto. secondo me non c'era, così, è una specie di utopia. Ogni tanto ad Avezzano ci sono questi ballon d'essai, queste utopie, no? Queste cose dette lì, giusto per dirle, in modo da fare gran cassa, in modo da far Però vedere. voi vi opponeste, voi Noi ci Verdi. opponemmo, soprattutto mi ricordo fu Umberto Irti, che essendo dell'Archeo Club, Sì. avendo una conoscenza esatta e precisa dei problemi archeologici, che sono importanti, perché l'archeologia è la tutela del territorio, è la valorizzazione del territorio, è la possibilità di avere risorse economiche. Insomma, se uno badasse di più a questi giacimenti culturali, forse le sorti del territorio e dell'Italia sì. Però se avessero fatto la caserma con 3.000 soldati, ci sarebbero stati 3.000 Sì, genitori, 3.000 senz'altro. fidanzate, 3.000 frequentatori di ristoranti, di negozi. Queste erano le Sì, obiezioni. questo sì. Però quella caserma sorgeva in un punto in cui c'erano proprio le tracce dei monumenti romani, c'era la via Valeria. Però se fosse stato un progetto concreto, si poteva spostare in un altro sito. Ah sì, però secondo me non c'era un altro sito, quello era l'unico sito O non libero, c'era ormai. la concretezza del progetto. Secondo me da una parte mancava la concretezza del progetto e dall'altra parte quel tipo di localizzazione era inidoneo, perché quello doveva essere un parco archeologico che ripercorreva quelle che sono quello che è il tracciato della via Valeria. Io questo più volte l'ho detto. La via Valeria, partendo dal mare, dal Tirreno, da Roma, si spinge fino all'Adriatico, fino a Pescara, Ostia, Terni.
Se fosse stato possibile, se ne è parlato tante volte, io ho fatto anche delle lettere, ho scritto ai sindaci, e ci sarebbe stata la possibilità di fare un parco lineare che partiva da Roma ed arrivava a Pescara, all'Adriatico. Questo parco lineare poteva essere, forse potrebbe essere ancora oggi, una specie di via francigena dal Nell'Italia centrale. Tirreno all'Adriatico che traversa la penisola da un capo all'altro, Questa coast to coast. Ecco. idea mi fa venire in mente una domanda che, come si dice, sorge spontanea. I Verdi sono dei visionari o dei preveggenti? Ma visionari non direi, certe volte sono dei preveggenti, ma secondo me tutti e due i termini sono un po' devianti, possono fuorviare, possono trarre in errore e sono anche per qualche aspetto antipatici. E persone che secondo me debbono porsi i problemi e debbono far vedere quelle che sono le soluzioni e mettendo in luce gli aspetti negativi, però anche mettendo in luce quelle che sono le possibilità di realizzazione positiva. Ragionando così alla bacone, la parte distruttiva e la parte costruttiva. Oggi, insomma, ce li dobbiamo porre questi problemi, come se li sono sempre posti gli scienziati, i teorici, gli studiosi che hanno parlato di limiti dello sviluppo, perché lo sviluppo è una cosa, il progresso è un altro. Lo sviluppo tende a far sì che la natura viene soggiogata e viene sfruttata oltre i limiti, e invece il progresso è qualcosa di più ampio, che sfrutta la natura, la utilizza, ma non la distrugge, ma piuttosto la coordina con quelli che sono gli sforzi dell'individuo, della persona, nel campo culturale, nel campo così. Ma ambiente e progresso sono conciliabili? Secondo me sì, perché l'unica forma di progresso oggi possibile è quella di rispettare l'ambiente. Se si rispetta l'ambiente, si tengono a disposizione dei tesori, appunto di quelli che abbiamo definito giacimenti culturali, che possono dare delle prospettive di sviluppo serio, cioè di progresso effettivo. Se invece l'ambiente viene deturpato e viene sfruttato in modo irrazionale, ne conseguono tutti i guai che abbiamo visto, insomma, a portata di mano. Non so, basta parlare di Taranto, Pressoché dell'Ilva, basta parlare, insomma, di tante. irrisolvibile. No, secondo me non è che sia risolvibile. Si tratta di coordinare e di combinare con molta attenzione quelle che sono le possibilità di progresso dell'uomo nel campo tecnologico, nel campo scientifico, con quelle che sono le esigenze di una vita tranquilla, vita che non viene a diventare convulsa oppure così retta solo dal fatto che bisogna soddisfare i bisogni a tutti i costi. Noi lo sappiamo che nel campo della scienza economica la soddisfazione dei bisogni è limitata e invece si pensa che questi bisogni possano essere soddisfatti all'infinito, ma c'è un punto in cui c'è la scarsità delle risorse. La scarsità delle risorse produce l'impossibilità di soddisfare tutti i bisogni. L'economia è stata definita la scienza della scarsità, di questo bisogna rendersi conto. Ecco, in questo senso un sano ambientalismo, un sano così, principio ispiratore dell'ambientalismo e dell'ecologia consiste nella assecondare le possibilità per l'uomo di progredire, però senza strafare. Ma ambiente ed ecologia sono la stessa cosa? Ma io per me li considero termini identici, termini insomma, interscambiabili, sinonimi. Rifaresti oggi le stesse battaglie di ieri? Per ieri intendo 20 anni fa, 30 anni fa, quando eri impegnato direttamente in politica nell'amministrazione comunale di Avezzano. Ma Non ti è passata la ho voglia? paura, no, la voglia c'è ancora. Certo, insomma, le forze di oggi non sono più quelle di ieri. Allora uno vede le cose con Anche perché maggiore. allora i Verdi erano i Verdi, adesso Allora, ci sono gruppi, ci sono sottogruppi, gruppi, Ramoscelli. insomma,
si tratta di coordinare forse delle iniziative. Io penso che, per come la vedo, per come mi vedo, sono abbastanza impulsivo certe volte, anche se apparentemente Non si non è così, direbbe. non si vede, no. Però, insomma, quando ho delle passioni, delle idee, cerco di andare avanti. Insomma, dove c'è gusto non c'è perdenza, questo penso io. Io le rifarei, certo, le rifarei con molto. Un'idea verde per Avezzano oggi, quale potrebbe essere? L'idea verde per Avezzano oggi, fra le tante, però, ecco, sono stato a Ferrara. Ferrara è definita la città della bicicletta. A Ferrara c'è la nebbia, è freddo, è come ad Avezzano. Però tutti vanno in bicicletta. Ci sono pure le macchine, Pure ci in sono. salita. Sì, beh, Ferrara è E piatta, appunto. pure Avezzano è abbastanza piatta, Insomma. insomma. Vabbè, poi oggi ci sono le biciclette con la pedalata assistita. Cioè. Ecco, io vorrei, fra le tante cose, vorrei che Avezzano fosse liberata da queste macchine che ci perseguitano, insomma, che ci stanno davanti agli occhi tutti i giorni, che ci asfissiano, eccetera, eccetera. Io non ho mai visto una città in cui, per esempio, le strade sono piene di traffico e le macchine stanno in sosta da un lato e dall'altro, e dove una sola corsia deve far scorrere tutto il traffico che poi porta. Questa sarebbe una delle tante cose, ma ci sarebbe per esempio da tornare indietro sotto certi aspetti, cioè cercando di riportare un po' di verde all'interno della città. Ferrara, per esempio, è una città ideale sotto questo aspetto, perché Ferrara per secoli ha saputo conservare il verde che c'era all'interno della città senza eliminare quegli spazi che erano la possibilità A per. noi sono mancati gli estensi. Sì, a noi sono gli estensi, ma secondo me a noi, ecco, questo torno alle lotte degli anni 60, a noi è mancata la prospettiva, è mancata la cultura, è mancata la sensibilità dei problemi, perché io mi ricordo che Avezzano, col piano regolatore del 1916, dopo il terremoto, era risolta come città giardino. Tu te lo ricordi, Sì, è Avezzano era pieno di verde, pieno di orti, di giardini, le vero. case erano basse, insomma c'era una Sì. sapiente distribuzione, un'armonia tra ciò che era costruito e ciò che era libero. E allora i bambini giocavano in mezzo alla strada e questo sarebbe da rifare ancora oggi. Chiudere qualche strada al traffico nel pomeriggio non sarebbe impossibile, in modo che i bambini tornano in mezzo alla strada. Poi quello che è successo quando nel 62 è cambiata la legge antisismica, la precedente era del 39, allora hanno cominciato a demolire i vecchi villini Liberty e hanno fatto grossi casermoni al centro e anche in periferia. E da allora è cominciato quello che l'amico Di Mascio definiva il massacro urbanistico, quello che poi. Alicandro Di Masci. No, 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 ah no, l'ingegnere, sì, ingegnere Armando. Armando, Armando Montuori, questa è sì. una delle battaglie fatte senza vessillo, senza insegna ufficiale. Renato, abbiamo concluso questa nostra bellissima chiacchierata, bellissima per merito tuo naturalmente. E abbiamo fatto un tuffo nel passato e hai tentato anche di fare un tuffo nel futuro. Comunque, l'importante è che siamo qui Beh, siamo qua. a parlarne piacevolmente, così spero che siano stati anche i nostri telespettatori. Grazie a Renato e grazie a Io voi. ti ringrazio, spero di non aver fatto grossi strafalcioni e di Tutto non bene, essere tutto stato bene. impari al compito. Va bene, Tranquillo, grazie grazie, mille. Sì. grazie. Alla prossima. Arrivederci, buonasera. Thank you.